Napoleon! 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 Sono qui! Cavron! Vieni giù, presto, che è già tardi! Pedro, va via di qua, su! Se l'aereo arriva e voi non ci siete, chi lo sente quello, ah? Macaco! Eccomi, Trentin, mi scusi! Vai! Trentin! Sì? Per favore, caro, ricordi all'ingegnere di prendere le pillole delle 10, una compressa di vitamina C, 2 di B1, B2, B4, B12 e una spremuta di pompelmo caldo. Ciao, caro! Nessuno. Va piano, Napoleon, perché devo cambiarmi. Voglio che il nuovo geometra abbia un'ottima impressione di me. Mi dispiace, signorina. Penso di aver sbagliato strada. Ah, non importa, Napoleon. Hai la muscolatura tipica dei soggetti umanoidi abituati a una ginnastica ritmica e continuata. Via. Via questa camicia. Calmati, Napoleon. Ah! Napoleon! L'ingegnere! Mi licenzia! Non importa! Dobbiamo andare all'aeroporto! Napoleon! L'aereo arriva! Mio! Mio! Il geometra non ci prova! Napoleon! Vanni tu! Va! Napoleon! Va bene così? Contento? Oh, hai visto? Ah!
via la mano. Eccola. Ben arrivata, geometra Prugnetta. Prinetti, non Prugnetta. Geometra Osvaldo Prinetti. Piacere, Trentin. Ha fatto buon viaggio? Un po' di traffico nell'ultimo tratto. Traffico? Traffico. Nel canale? Nel canale. Qui come va? Beh, insomma, non c'è male. Abbiamo il sole, abbiamo il mare. Insomma, abbiamo tutto. Eh? Tutto? Sì, tutto. Sicuro? Sicuro. Lo dice lei? Ergo, non dubito. Tutto. Anche le selvagge? Sarebbe a dire? Le donne, Trentin, le donne. Madrilette geometra! Venga, venga, che l'ingegnere l'aspetta. Sa come mi sento, Trentin? Eccitato! E mi scusi, ingegnere, c'è il geometra Prinetti. Onorato. Fatto buon viaggio? Sì, ingegnere. Domani vendita? Sì, ingegnere. Contento di lavorare qui? Sì, contentissimo. Ah, ecco, piaccio. Venga, venga. Ecco. Questo è il plastico del complesso che faremo nell'isola. Apparentemente a Margherita la vita è serena, idilliaca. All'alba i pescatori gettano le reti e le ritirano colme di pesci. La terra è piena di alberi fruttiferi e le fanciulle cantano soavemente. Insomma, si vive secondo natura. Ma tutto ciò a che serve? Senza il progresso, a che serve? Mi segue, geometra Prinetti? Dove andiamo, ingegnere? Bah. Caro Prinetti, qui si vive secondo quello che offre il buon Dio, fino ad oggi. Da domani ci penserà l'impresa Stesani. Mi segue? Se va più piano, meglio. Cosa ne pensa del plastico testé visto? Conforme. Per caso lei è veneto? No, dicevo, conforme alle esigenze espansionistiche del turismo di massa. Bravo! Lei ha capito tutto. Mi segue? Si ricordi che il presente è finito. C'è un solo imperativo categorico. Immergersi irreversibilmente nella realtà del futuro. Anche lei dovrà farlo. Già fatto. Come dice? Già fatto. Ah. Tardi all'aeroporto per un guasto alla macchina. È stato un contrattempo imperdonabile. D'altronde, nella lista dei passeggeri non c'era nessun ragionier Prugnetti. Prinetti! Non Prugnetti! Geometra Osvaldo Prinetti, qui presente. Io sono la segretaria Marisa Galbisera. Piacere. Mi scusi, sa, l'avevo presa per un cacciatore di elefanti. Con questa? Farfalle! Farfalle. Oh, che carino! Lei lavora troppo, signorina, studia troppo. A che servono le sue ricerche ginecologiche? A che servono? Antropologiche. Ah, si riposi. E questa sera porti il geometra a divertirsi. Venga con me. E mi dica, signorina, qual è l'oggetto dei suoi studi? I negri, i giovani negri. Poi boh. Andiamo, Napoleone. Un momento. Sogno o son desto? Chi è questa meravigliosa creatura? È una mia cugina che sta a Londra. Lavora lì. Fa la fotomodella. È venuta per una visita ai suoi genitori che vivono nella laguna. L'abbiamo incontrata all'aeroporto. Oh. Se permette, vorrei accompagnarla. Trentin! Come si chiama?
Anni Franz. Oh, stupendo. Cosa c'è, ingegnere? Annulla tutti gli appuntamenti. Non ci sono per nessuno. Nessuno! Vai pure, Napoleon. A lei ci penso io. Questa è la sua camera. Là c'è il bagno. Qui c'è il suo guardaroba. E questo è il suo letto. La magrolina fa parte dell'ambiente? Ma geometra! La donna non è un oggetto. L'avverto che io sono contro la donna giocattolo. La serva di casa, la schiava del maschio, il passatempo per animali infogliati, la costola di Adamo, felice solo quando è sotto. A lei piace stare sopra? Sono fatti miei. Conforme. È veneto? No, vengo da Milano. Comunque si prepari, questa sera andiamo al Mexico Lindo. Vengo a prenderla alle 8. Al Mexico? 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 Stasera si va al Mexico. Eppure, io credo di averla vista in qualche posto. Forse in qualche rivista di moda? Ecco perché ricordo il suo volto. Sì, ecco, 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 ecco. Il volto o il corpo? Oh, beh, diciamo il volto. Il corpo non lo conosco ancora. Ancora. Senta, per favore, parliamo d'altro, Cos'è? Nostalgia? No, desiderio. E di che? Della mia terra. Di ciò che ho lasciato quando sono andata via. Di ritrovare me stessa, le mie origini. Il mio è un ritorno alla negritudine. Ah, la negritudine. La negritudine a me fa impazzire! A letto. Dove qua? Oh, bene. Cin cin. La celebre amaca, simbolo dei paesi tropicali, il riposo del selvaggio. Il simbolo dei paesi tropicali, la celebre amaca, il riposo del guerriero. Ferma, che io ti spacco, sai. Ferma, ecco così, ferma lì, buona, ecco qua. Ho capito. La testa va di qua. Cavallo. No, giù. Aspetta. La mano. La mano. Guarda la mano. La gamba. Così. Dio, sei mia finalmente. Ecco. Adesso il problema è come scendere. Non lo so io come si fa.
Torsione del busto e scatto di discesa. Ora, oia! Spinge, allora, il cappello, centro! Ecco. E ora so, questione di posizione, così, la gamba è la mia, dammi giù la gamba, i gomiti, puntarsi sui gomiti, su, allez, dammi quella gamba, la gamba, voilà, caldo. Il letto! Voglio un letto! Datemi un letto e conquisterò il mondo intero! Passate poche ore eppure mi sembra di averla conosciuta da sempre. Si può dire che il destino ha voluto questo incontro. Se mi permette, vorrei esprimerle una mia idea che ritengo decisamente favolosa. Come no, avvocato? Dica pure. Ah beh, ingegnere. Ah. Sì, nonché costruttore di un grandissimo complesso residenziale. 3 hotels di 40 piani, country clubs, golfs, bungalows, eccetera, eccetera. Il tutto per una cifra che ritengo decisamente... enorme. Appunto. E qual è l'idea? Sto preparando un dépliant pubblicitario. Perché lei non posa come modella, come cover girl di prima pagina? Le farei fare un servizio dal miglior fotografo del mondo. Grazie. Mi ha fatto l'uomo più felice del mondo. Domani lei verrà con me. Ho una sorpresa. Ma io vado via domani. Come? E perché? Perché questa fuga così improvvisa? Sono venuta per rivedere i miei genitori. La mia terra, la casa dove sono nata. Oh. Questo è lo scopo del mio ritorno. Mi dispiace molto deluderla. Ma ora... ora ci sono io. Io con tutta la mia devozione. Das Margariteños. Tres Margariteños. Hombre, tutti Margariteños questa sera.
Sì, signor. Mascarregno, por favor. Sì, signor. Mascarregno, questo. Ne dubita forse? Oh, no, no. Non le gusta, signor? Molto. E allora perché mostra disgusto e ha la faccia triste? Io triste? No. Mascarregno. Geometra Primetti. Osvaldo Primetti. Dolores! Baila. Calor. Sì. Lo sa che è proprio carino. Dolce. Dolce. Oddio! Vado! Signora!
Frinetti, che viver, si diverte, si diverte. Alla parrucca lei? No. Bene. Signorina, io cerco la donna iniziale. E che cos'è? L'unica che può salvare l'uomo terminale. Oh, una specie di computer? Signorina, lei è nel pallone. Io cerco la selvaggia. Non mi dica che ha affittato tutto il locale per rimanere soli. Wishery. Tutto in suo onore. Oh, très charmant. Grazie. Determinante. Dico sul serio, eh? Veramente determinante questo incontro per la mia vita. Quante volte l'ha già detto? Oh, non scherzi, la prego. Nemmeno a sua moglie? Oh. Senta, questo motivo l'ho composto io. Vuole? Merci. Di contegno. Geometra, lasci stare. La signorina ha una predisposizione molto particolare. Le piace il colore locale. Ah, sì? Galbusera Marisa, rispetto i suoi istinti, però non capisco cosa ci sia di eccitante in un ballo che si vede anche in un qualsiasi locale di Milano. Non trova? Non trova? Non trova? Ancora risposto. Già, mia moglie. Beh, cosa vuole? La moglie fa parte di un certo perbenismo borghese. Comunque, lei sa che quando non c'è più l'amore, ci si trova in un vicolo cieco. Un vicolo cieco, in fondo al quale c'è quasi sempre un piede a terra. O una reggia. Parigi. Rue de Glissine 22. 14 stanze, 8 terrazze, fredda e triste. Aspetta solo chi le dia la vita. Con permesso, permesso. Permesso. Bitteschön. Bitteschön. Dankeschön. Geometra, che c'è? Excuse me? Come dice? Un po' di contegno. Non trova. Come? Non trova. Trovo, trovo. Chi cerca trova. Thank you.
Ecco, da qui potrà ammirare l'alba più bella dell'isola. Guardi. Sono nata non molto lontano da qui, ma non avevo mai visto un'alba così bella e così triste. È strano. Cosa? Proprio davanti alla mia stanza. Oh, è un caso, forse una combinazione, diciamo. Ecco, sì. Annie, perché non mi recita i versi di Neruda sull'alba? Se vuole le posso prestare il libro. Perché invece non ce lo leggiamo insieme? Magari con una dolce musica di fondo e un drink nelle mani. Musica, drink, poesie. È troppo complicato. Buonanotte, signor geometra! Ciao, Trentino! Bravo persona, Trentino. Oh, no. Non è bravo. Beh, simpatico. No. Neanche simpatico. Non vale niente. Per me, Trentino, non vale niente. Domani partiamo per le rilevazioni. Costruiremo un albergo grande e una piscina. Un albergo con tutta l'acqua. E la piscina con le finestre. Dove va lei? Dove va? Vado a dormire. Quella è casa sua. Quella ma è casa mia. Dice. Quella è la sua e quella è la mia. Sbaglia, caro sciocchino. Guardi che devo dormire io in casa mia. Non insista, tanto non la faccio entrare. Con me non c'è proprio niente da fare. No. Io non voglio mica... Forse non mi sono spiegato, non voglio niente. Sa, per me io voglio andare a letto nella mia hamaca, che è qua. Conosco il trucco. Sì. Prima trucco. Entra e alle. Sì. Ma con me non c'è niente da fare. Ecco. Buonanotte. Già. Buonanotte, già. Ciao. Sognaro. Guardi. Prima entra e alle cosa? Signorina Galbusera, lei si fa delle illusioni. Lei mi stuzzica per secondi. Ma io cerco la natura. Lo so io cosa cerco. Signorina Marisa? Signorina Marisa, si svegli dolcemente. Sono io, Napoleone. Sono qui. Ora sono sicuro che l'ingegnere non può licenziarmi. Ora sono tutto suo. Signorina Marisa, si svegli. Io non volevo. Mi scusi. Ma chi sei? Sono Napoleone. Napoleone? Napoleone? Sì, sì. Ma cosa fai qui? Vai fuori, sai.
Via! Brutto! Brutto! Mi scusi. Ma che scusi, scusa! Fuori! Ma vai via, brutto cagnaccio! Napoleon! Oh, che cosa fai qui? Non lo so. Geometra Brinetti! Anche lei! Che schifo! Direte la cor, direte la cor, se va una mugia che la voglio la garro e mi piragua e le voy mi parate mio. Del mucho gritar, saben que en esa piragua la mugia ya fue salvada, llegan a tranquilizar. Entre mar y entre espuma, se presentan montones, formada de luciones, mi piragua con la luna. Entre mar y entre espuma, se presentan montones, formada de luciones, mi piragua con la luna. Entre mar y entre espuma, se presenta montones, la forma de ilusiones, mi tirada agua con la luna. Entre mar y entre espuma, se presenta montones, la forma de ilusiones, mi tirada agua con la luna. Ya se pierde de mi vista con tan linda. Ehi, Augusto, Augusto, sta arrivando. Ehi, signorita. Signorita, non mi riconosci? Chi sei? Tuo fratello Albertino. Io ti ho riconosciuta perché sei alta. Oh, Albertino, Albertino caro, come sei diventato grande. Mi somigli, sai? Come sono felice. Vieni. Vieni. È lì che sei nata. È incredibile. Solo qui tutto è rimasto come quando sono andata via. Finalmente, signor Prinetti. È in ritardo, ormai il battello è partito. E adesso bisogna aspettare quello delle 10. Ma dovevo caricare la roba. Ecco, vede, tutto quel po' di roba. Capisce? Sì, sì. No? Scusi, signor Geometra, sì. Ma mi dica dove deve andare? Sì. Trentin, mi meraviglio di lei. Come dove devo andare? Devo andare per le rilevazioni, per stabilire il punto esatto dove sorgerà il complesso turistico alberghiero conforme alle esigenze specifiche del turismo di massa, come dice l'ingegnere. E quanti giorni deve stare fuori? Per bacco, 2 giorni. Solo 2? Già. E per 2 giorni porta tutta sta roba? Potrebbe servire. Andiamo. Qui cosa c'è? Binocoli. Non vale. Qui dentro? Carte igieniche. Non vale. Come non vale? E qui cosa c'è? Kleenex. Non vale. Non vale.
Qui dentro. Ah, canottiere, mutande, mutandine, acqua minerale, panini, birra. Il vestito da sera no, perché non serve. Neanche questo vale. Neanche questo vale. Questo, beh, questo vale. Oh, meno male. Questo cortein? Il macete. Ma a che cosa serve? Oziosa domanda. Serve per farsi largo durante il cammino pazzesco fin nel cuore della giungla. Della giungla. La giungla. È là che troverò la donna ideale. La donna dei miei sogni. La donna selvaggia. Annie. Che c'è, papà? Ti vedo un po' triste. Che passa? Mi domando quanto durerà ancora questa pace. Sono certa che il progresso cambierà tutto. E sto es bien. Andrà meglio per noi. Non sempre dovremo vivere coi soldi che ci mandi. Ah, sì? Non avrete più bisogno del mio aiuto. Ma dopo sarà una grande delusione per voi. Perché? Non importa. Non far caso a ciò che dico. Se non ti dispiace, papà, lasciami un po' sola. Va bene. Vorrei andare nella foresta. Io mi chiedi per mano in tierra dentro mi gira. Io con un desgraziato teniendo tanta famiglia. Io mi chiedi per mano in tierra dentro mi gira. In mezzo al mare. Qui l'ingegnere vuol costruire Venezia. O hanno sbagliato i calcoli o si è spostato il mare. Prinetti, siamo nelle sue mani, superi ogni difficoltà. Stia attento alle rilevazioni. Prinetti. E Prinetti va con la bicicletta per fare un albergo in mezzo al mare. Adesso decido io dove andrà il turismo di massa. Qui comando io. Astesani, lei è un pazzo da legare. Costruiamo un complesso residenziale. E dove? In mezzo al mare. Ma cosa crede, che sono pozzi di petrolio? Astesani dice di là, Rinetti dice di qua. Avanti, si attacca! Ooh.
il leone baby. Caro ingegnere Astesani, qui è impossibile costruire. Troppo pericoloso. Altro che complesso alberghiero. Qui il turismo di massa se la fa addosso. Ti faccio un albergo, ti faccio. Altro che Venezia. Palme. 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 Culo. Nudo. È il nudo che più nudo non si può. Selvaggio. Auk. Auk. Debite. Io buona. Io buona. Tu, buona, no. Tu, guru. Guru. Buona e guru. Guru. Prinetti. Geometra Osvaldo Prinetti.
Buana. Buana, Osvaldo Prinetti. Guru Guru. Guru Guru. Nome e cognome. Dunque. Buana. Aspetta. Tunguru, io buona. Aug. Io. E tu. Due insieme. Proprio qui doveva cadere il co. Ok, dove è andata? Dov'è? Guru! Guru! Io buona! Guru! L'ho perso! L'ho persa! Guru! Guru! Dove sei? Trentin! 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 Oh, qui ingegnere! Cosa vuole? Dov'è Prinetti? Perché non si è fatto vivo? A che punto sono le rilevazioni? Che ne so io! E allora cercatelo! Va bene, ingegnere, lo cercheremo! Mi scusi, ingegnere, potrei andare anch'io? Così ne approfitto per le mie ricerche antropologiche. Va bene, vada. Guru! Perché scappare? Tu scappare e Buana rimanere sempre solo, eh? Buana qui! Si è tuffata! Ah, adesso Buana venire! Oh oh oh! Buana sentire se acqua è fredda, perché Buana ha mangiato. Buana è caduto! Ma perché scappare? Tu scappare sempre? Fa male alla salute, capisci? Io quasi incavolare! Cara ngurunguru, io buono Buana, non cattivo Buana! Non capito? E allora guarda, io te regalare un fiore, eh? Regalare un fiore? Quale simbolo di pace fra noi due? No, tu non vuoi fiore. Allora io ti regalerò un'altra cosa. Io ti costruirò un grande palazzo e una piscina per te. Ora Buana disegna nostra casa. Questa è la camera dei nostri figli, eh? Voglio 7 o 8 bambini. Sono troppi? Facciamo 5. Questa è la nostra camera da letto, con letto morbido, soffice, molleggiato. Guarda. Mm-mm-mm.
Forse è troppo grande. Ma va bene lo stesso. Comunque, qua c'è la porta. Signora Prinetti, permette che io mi sdrai? Oh, 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 oh. Vieni, selvaggia mia, vieni. Oh, oh. Ai, ai, ai. No, non fare così. Brutta sciocchina, vai via. Io. Oh, ma possibile che non si possa. Torna indietro. Torna subito a letto. Andi sull'albero e poi... No! 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 Perché l'hai fatto? Così giovane! Forse per me... Thank you.
facci! Che ci vuole? Io guardo! Forte! Come Mosè! Questi essere d'orra! Questi ben tirare sotto! Oh! Dove vai? Qua! Di là! Scappa l'altra volta! Oh! Ma guarda un po' gli occhiali! Gli occhiali! Sta figlia di gran gurù! Scappa sempre! Gurù! Fermati! Gurù! Cosa fai? Ridi! Ride! M'hai fatto fare tutto il continente! Ora basta, basta, non ce la faccio più! Io sono venuto qua, direi, quasi per te! E tu corri! Tu sei lo scopo della mia vita! Tu sei l'immagine dei miei sogni! Noi staremo sempre insieme! Tu ed io! Soli! Thank you.
si sarà cacciato. Ah, eccolo là! Rinetti! Rinetti! Oh, geometra Brinetti! Brinetti, su, tiriamolo. Oh, poverino. Su, mi aiuti. Ma chissà se sopravviverà. Buona. Buona. Mi aiuti a sollevarlo. Però dico io, suicidarsi così in una buca. Io buona. Chi è? Allora, come va, Proietti? Come va? Andare a finire in una buca. Capisco le sue emozioni a contatto di questa terra, ma non si lasci travolgere da pericolose illusioni e non dimentichi i tre cardini della vita. Salute, denaro e ovviamente donne. Il resto che serve dico io. A che serve? Lei ignora troppe cose. Per esempio, a salute come va? A sciocchezze? A soldi? 250 mensili. E si lamenta? No. Questi sindacati ci massacrano. Comunque, andiamo avanti. A donne, Brinetti. A donne, come va? Perciò lei è un uomo fortunato. Ma lasci stare i sogni di impossibili ritorni alla natura. Tenga i piedi piantati a terra. Guardi me, salute! Perfetta! A soldi? Non mi lamento. E a donne? Tutte le occasioni sono buone. È una questione di equilibrio psicofisico. Mi segue? Dove andiamo? Ma che cosa fa? Ma dove va? Oh! Capisco che stia male, ma si tratta solo di stanchezza e freddature. Ma dico io, com'è possibile passare una notte intera in una buca sulla spiaggia? Ma perché poi? Ma perché? Anch'io ho passato la notte all'aperto, ma non in una buca. Capisce cosa intendo? No. Spiritoso. Vedo che sta molto meglio, quindi si alzi. Venga giù, faccia come me. Si metta qui davanti a me, col petto in fuori. Fare ginnastica, questo è l'essenziale nella vita. Sveglia, di qua davanti a me. In piedi, dritto, petto in fuori. Su, forza. Flessione, si alzi. Estensione, respirare forte, dietro front. Dietro front, va davanti, sempre più avanti. Dove va? Dove va? Lassù. Salti giù, venga qui, si metta davanti a me. Renetti, la farò diventare io un colosso. Guardi me. Là, 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 là. Ed ora ritto in piedi. In piedi, in piedi. Renetti, vedo che sta molto meglio. Da domani riprenderemo con orgoglio i nostri lavori a gloria dell'impresa. Volentieri. A domani. Brinetti? Signor Brinetti? Ha telefonato l'ingegnere Stesani. C'è una persona di riguardo da accompagnare all'aeroporto. Vuole che ci vada lei perché lui è occupato. Ah, anche l'autista mi tocca fare. Vuole proprio andar via. Sì. Peccato. Credevo che avesse deciso per un definitivo ritorno alla natura. Quale? Oh, questa. Non durerà molto. Tra poco lei la distruggerà. I suoi grandi palazzi di cemento deturperanno ogni cosa. E così potrà vantarsi con fierezza di aver fatto sparire l'ultimo angolo di un paradiso perduto. Ma che fa? Che fa? Mi accusa ora? No, no, no. E allora rimanga, la prego. Le giuro che se rimane non toccherò più una foglia. Pianterò fiori e alberi esotici dappertutto. E in mezzo alla laguna
Le innalzerò una villa meravigliosa, tutta per lei. Magari di legno. È incorreggibile. Ci rivediamo ancora? Certo. Parigi, Rue de Glissine 22, non può sbagliare. C'è un giardino con una villa Liberty. Ripeto che è triste sola e che aspetta un'anima che le dia la vita. O no? Geometra, le presento la signorina Annie-France Boisson. Annie, il geometra Prinetti, direttore dei lavori. Molto lieta. Molto lieto anch'io. Beh, cosa le succede, Prinetti? Non ha mai visto una bella donna? Sì, mi pare di sì. Su, andiamo. L'aereo non aspetta neanche le belle donne. Allora... bon voyage e a bientôt, come si dice. Si ricordi, la prego. E grazie. Geometra, ma cosa fa? All'aeroporto. Prendete, ma chi guida la macchina? Ah, già, io. È deciso a non dire nemmeno una parola. Quando si dice le combinazioni. Mi scusi, io sono stata troppo crudele con lei. Le chiedo perdono. Per carità, è stato tutto uno scherzo. Io l'avevo capito subito che era tutto uno scherzo. Tutto un gioco. Non per me. Che vuol dire? Niente. Che è italiano, dottor? Che è italiano? Io pure. Sono di Roma, e voi di dove siete? Io sono di Milano. Di Milano? Ah, e che fai? È il turista qui, No. Ah, e allora che fa? Io faccio le costruzioni. Le costruzioni? Che fa, il manovale? Sì, no, io... via, qui fa troppo caldo. Dottor, mannaggia. Eccola. Prego. Crede che potremo rivederci ancora? Certamente. Cosa farà adesso? Solito lavoro. E lei? La solita routine. Qualche servizio fotografico. E due défilé a Deauville per la stagione del galoppo. C'è molta bella gente. Lei conosce Deauville? 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 Dov'è? ed ora dove va? A Gstaad. Conosce Gstaad? Gstaad? Tutti i posti a me familiari. Gstaad? Dove sta? La British Airways annuncia la partenza del volo 804 per Parigi-Londra. Uscita numero 4. Devo andare. È meglio che io non venga.
Ciao. Te ne è andata, eh? Chi? A Negruna. Ma come si fa, dottor? Quello è così alta, voi siete così piccolo. Vai, vai! Vi siete dimenticato il casco. Questo coso non lo dovete mai levare, perché questo serve per i sassi, per il sole e per certi bozzi che escono qua. Avete capito, dottor? Statene bene, eh? Mannaggia la miseria.